il Milan non vuole pagare i 12 milioni di euro. Non mi ricordo con Niang, sparava alto ma determinati sì, prezzi. Niang, Belotti. Con Bremer, la stessa cosa. Ecco. In Serie A. In termini di statistiche difensive, il migliore per palloni intercettati, il migliore per palloni. Taranta il passaggio in un no, club questo un po' più, il nostro Nicola Schira ce l'ha spiegato tanto. Poi a rifiutare la Taranta? Sì. E tutti quei soldi perché. Sì, perché. Quanti? 17 gli davano milioni 17 al toro, milioni al toro. E a lui un'alternativa valida o del sostituto di Olivier Giroud, che ormai è una certa, va verso i 38 e quindi bisogna ringiovanire il reparto offensivo dei rossoneri. Si parla tanto di Sesko dell'Ipsia, questo giocatore lo possiamo vedere anche dal web, lui ha una rondine, non fa primavera, però ultimamente sta facendo primo bene. Perché adesso lui è pagato, perché è arrivato proprio gratis, lo costa, cioè proprio hai preso no Jovic sì, però dico però una fish che spendi a gara in corso o in una partita magari fino a fine stagione anche Rafael Leão, perché molti si aspettano i gol dal portoghese, gol che tardano ad arrivare. Lui è a secco insomma da ottobre per quanto riguarda la Serie A. 23 settembre no ottobre. Sì, però ha segnato in col Verona. Siete con noi tra poco. Giornoni, parto da sì. Te. Intanto Vidal lo annuncia, lo possiamo vedere con un bel Leão. Pochi sanno che lui è stato al Milan. Perché lui è fermo dal 5 buone. Marzo. Sì. La Juve il prezzo era vantaggioso e quando no, è che si unirà? Era vantaggioso perché lui sarebbe lo stava prendendo l'Inter più che altro. Gratuitamente a Juventus sono delle fidarti. È stato Matteo, qualcosa sul futuro di Vlahovic? Vlahovic che sta riconquistando la fiducia della Juventus. Sull'Inter che adesso ha nelle casse circa 8 milioni in più per via della vittoria della Supercoppa italiana. Insomma, tutti gli obiettivi di mercato dei nerazzurri a tra poco, subito dopo la pubblicità.